è possibile che ci possa essere questa doppia depersonalizzazione: da un lato il carnefice, che poi vede depersonalizzata la vittima e in quanto tale non prova poi alla fine granché di sensi di colpa particolari, perché andava fatto. Quando viene ordinato l'omicidio, lui non sente nessuna colpa, lui manco sa chi è. Intanto se tu chiedi, senta, ma lei cosa ha provato? C'è niente, perché era già morto prima. In una intercettazione ambientale di un addestramento di un giovane mafioso, lo step, diciamo, è quello di fare fuori un uomo, di uccidere un uomo. Allora in questa intercettazione si sente proprio, c'è lo primo colpo e ce le spara dalle pere, i due cari in terra, poi l'altro colpo ce le spara in testa, sette due di sbezzie. Cioè, siamo di attento ti sbizzi significa stai attento che ti sporchi l'amicio. Però cioè, sta uccidendo un uomo. Certo. Non c'è traccia di emozione. Questa cosa della mancanza di emozioni è come se mettesse in crisi tutti i criteri di esplorazione della psiche. Perché un uomo senza emozioni come funziona? Quindi l'unica metafora che noi possiamo utilizzare quando parliamo di un mafioso è quella di un replicante, di un robot. Lui fa quello che l'organizzazione gli dice di fare. E la metafora che possiamo utilizzare, o per meglio dire l'immagine, è quella della catena di montaggio. La struttura viene retta sul piano identitario dall'adesione perfettamente coerente tra l'organizzazione, noi mafioso, è questo presunto io che non c'è, perché non esiste, è un pre-io, cioè non c'è. Non è un caso che quando avviene una collaborazione c'è un crollo di vitale, c'è un crollo della persona, perché la persona non ha un'identità, non ha le gambe. Quindi andiamo a vedere, come dire, delle scene del film, per esempio, lo descriviamo molto bene, che c'è tutto il livello psicotico che viene fuori, perché lui non si vede più, lui non c'è, perché non aveva un'identità. Tutti i collaboratori di giustizia, quando sono davvero collaboratori di giustizia, crollano così, perché vanno, come dire, a togliersi questa identità a noi, e rimangono vuoti, e il vuoto è un vuoto psicotico, devo dirvi abbastanza depressivo, delirante, allucinante, nel senso che provoca deliri, allucinazioni, perdita d'esame in realtà. Stiamo parlando di grave patologia psichiatrica, spesso tentano il suicidio, e quindi la ricostruzione identitaria è difficile, se non quasi impossibile in certi casi.